La glucosamina ed il condroitin solfato sono composti naturali che si trovano nella cartilagine sana delle nostre articolazioni. Secondo la letteratura medica, anche se con risultati contrastanti, l'assunzione di questi composti per via orale determinerebbe un beneficio nei casi di sofferenza della cartilagine articolare, in particolare a livello del ginocchio, in quadri di artrosi medio-lievi. Questi composti si trovano in commercio sotto forma di integratori alimentari in compresse, con lo scopo di ridurre la sofferenza della cartilagine nutrendola e proteggendola. In linea teorica, assumendo questi composti, si dovrebbe ridurre il dolore e conseguentemente anche l'utilizzo dei comuni antidolorifici. La cartilagine è uno strato liscio e lucido di cellule disposte in strati che ricopre le superfici delle ossa che sono in contatto tra loro per formare un'articolazione. Ad esempio la parte inferiore del femore sulla parte superiore della tibia forma il ginocchio o ancora la parte superiore del femore sul bacino forma l'articolazione dell'anca. La cartilagine assorbe parzialmente gli urti durante i movimenti ma permette un ottimale scorrimento tra le superfici articolari che altrimenti svilupperebbero un attrito troppo elevato causando dei danni irreversibili all'articolazione. La cartilagine è resa ancora più scorrevole dalla presenza in articolazione del liquido sinoviale che funziona come un lubrificante e che è prodotto da un tessuto che si chiama membrana sinoviale. Lo stesso liquido sinoviale fornisce il nutrimento alla cartilagine che è sprovvista di vasi sanguigni. Un importante costituente della cartilagine articolare e del liquido sinoviale è l'acido ialuronico. L'acido ialuronico è una sostanza viscosa che trattiene l'acqua migliorando la lubrificazione e riducendo l'attrito all'interno dell'articolazione. Quando la cartilagine è rovinata a causa dell'età o da precedenti traumi si può parlare di artrosi. La glucosamina ed il condroitin solfato sono sostanze che si trovano naturalmente nel corpo ed in particolar modo nella cartilagine. La glucosamina è una sorta di zucchero che dovrebbe svolgere un ruolo nella formazione e riparazione della cartilagine. Il condroitin solfato è invece una molecola di tipo proteico che dona elasticità alla cartilagine. Gli esperimenti di laboratorio sembrano suggerire che la glucosamina e il condroitin solfato si concentrino a livello del liquido sinoviale e che stimolino la produzione di acido ialuronico che è molto importante per una cartilagine vitale e funzionale. Secondo alcuni scienziati questi composti aiuterebbero a ridurre il dolore nei pazienti con l'artrosi. L'effetto ottenuto sembrerebbe essere simile ai comuni antidolorifici antinfiammatori ma con minori effetti collaterali, come gastrite o ulcera gastrica o problematiche renali. La maggior parte dei pazienti riferisce un beneficio non prima delle 4 settimane dall'inizio della loro assunzione, con il massimo effetto che si manifesta tra le 8 e le 12 settimane. I benefici sembrano durare per un certo periodo anche dopo l'interruzione della terapia. In caso di intenso dolore, è generalmente suggerito di iniziare la terapia con glucosamina solfato e condroitin solfato associando inizialmente dei comuni antidolorifici solo per un breve periodo. Sono veramente efficaci? Prima di rispondere a questa domanda, vi chiedo di iscrivervi a questo canale YouTube. Il vostro supporto mi aiuterà a far crescere il canale e a raggiungere più persone che possano essere interessate a queste informazioni. Al momento non vi sono prove universalmente accettate della loro efficacia, pur esistendo degli studi che evidenziano il beneficio dopo la loro assunzione nei casi di artrosi non grave. E, ovviamente, è importante parlare con il proprio ortopedico per valutare se esistono i presupposti clinici per iniziare questa terapia. Ricordate che non esiste solo un tipo di artrosi e che queste non sono delle pastiglie miracolose che risolvono tutti i problemi. Il trattamento dell'artrosi deve basarsi su una strategia che si fonde su diversi punti come ad esempio, perdere il peso in eccesso, praticare esercizio fisico come il nuoto o l'acqua gym, applicare degli impacchi con ghiaccio, soprattutto se l'articolazione è gonfia o caldo secco a seconda dell'indicazione del medico. Questi farmaci sono venduti in tutte le farmacie come integratori alimentari e generalmente sono prescritti per un periodo di tempo che non superi i 6 mesi di seguito.
Gli studi scientifici suggerirebbero come valori per il trattamento dell'artrosi di lieve entità, dosaggi massimi giornalieri di 1500 mg al giorno per la glucosamina e di 1200 mg per il condroitin solfato per pazienti di circa 80 kg. La maggior parte delle compresse, bustine sono di solito da 500 mg di glucosamina e 400 mg di condroitin solfato. Noi suggeriamo di iniziare il trattamento con una compressa da assumere due volte al giorno per 3 settimane e poi proseguire con una compressa al giorno. Nel caso non avvertiate un miglioramento dopo i primi 3 mesi, consigliamo di interrompere la terapia che evidentemente è da considerarsi inefficace nel vostro caso. Nonostante gli effetti collaterali descritti e riportati siano in percentuale inferiore rispetto ai comuni farmaci antinfiammatori, alcuni pazienti hanno lamentato disturbi gastrointestinali quali nausea, diarrea e vomito, cefalea, reazioni cutanee. Siccome la glucosamina solfato può avere effetto anche sui livelli di insulina, i pazienti diabetici sono invitati a monitorare con particolare attenzione la loro glicemia e riportare al loro curante eventuali modifiche dei loro valori abituali di glucosio nel sangue.